alle 5 della sera, scocca l'ora della corrida tricolore del basket. È già la gara che può assegnare lo scudetto della Polo Cup, campionato numero 75, stagione 96-97, si gioca sulla distanza delle 5 partite. Bologna, Fortitudo, targata Team System, conduce 2-1 dopo le prime 3 partite. Benetton, costretta a inseguire, ha comunque il vantaggio del fattore campo in gara 4 oggi e domani, eventualmente in gara 5, sempre qui sulle tavole del Pala Verde di Villorba. Intanto, come sempre, la preghiera al tecnico audio per evitare l'effetto eco, e con Mario De Sisti e Gitta Nielsen. Buonasera. Il saluto della regista Luciana Veschi. Mario De Sisti, due squadre che ormai si conoscono a menadito. Abbiamo assistito ad una gara 1 qui a Treviso dominata dalla Benetton grazie a una difesa strepitosa, aiuti, recuperi, contropiede e Team System travolta. Grande transition, grande transizione della formazione trevigiana che è la prima nei recuperi. In gara 2 e gara 3, in gara 2 una vittoria con un grande secondo tempo della Team System, in gara 3 un testa a testa appassionante, il primo di questa serie con decisione addirittura a 3 decimi soltanto, con 2 tiri liberi a 3 decimi dalla sirena, 2 tiri liberi di Cecco Vescovi, fondamentale il suo contributo e quello della panchina bolognese in gara 3. Diciamo innanzitutto che sono le due squadre che più hanno meritato durante l'arco del campionato questa bellissima finale, veramente travolgente in quanto ad interesse. Indubbiamente la prima partita non fa assolutamente testo perché non era la vera Team System e la Benetton ha potuto, come si suol dire, asfaltare i bolognesi. I bolognesi che peraltro nelle ultime due proprio hanno giocato ad altissimo livello, hanno ritrovato finalmente Carlton Myers, indescrivibilmente bravo nella seconda partita, 15 punti in 15 minuti, ma d'altronde il Benetton però è troppo seconda dipendente, seconda che andava addirittura al 53% al tiro durante la stagione regolare, ora viaggia al 43%. Gitta ha già le palpitazioni. Come no, guarda, qua non ha mai visto una cosa del genere, complimenti a tutti i tifosi di Benetton che sono arrivati, sono caldissimi, infatti qua già, Franco, sono sicuro che ci sono 60 gradi, sembra di essere una sauna. Oltre 30 fuori del Pala Verde di Villorba, tutto esaurito da giorni, arbitrano Zancanella e la Monica, stand by Cicoria, domani eventualmente per gara 5, Cicoria e Colucci, l'arbitro che sarà agli europei per l'Italia, dunque tutto pronto. Per la prima contesa di questa gara 4, allacciate le cinture, si parte. Primo pallone per la Benetton, un occhio ai quintetti subito. Riccardo Pittis, Zeliko Rebraccia, Dennis Marconato, Bonora e Henry Williams per la Benetton che ha conquistato il primo pallone. Vescovi, la novità nel quintetto con McRae, Gay, Carlton Myers e Derek Lloyd Murdoch per la Team System. Stoppata irregolare, interferenza irregolare di Conor McRae e canestro valido. Primo canestro, mentre chiediamo ancora di alzare leggermente il volume della nostra voce in cuffia. È una bolgia fin dal primo istante e lo è stato già da un'ora prima della gara con il Palasport stracolmo. Infrazione di passi, giusto? La decisione dell'arbitro La Monica e 2-0 per la team, per la Benetton, Team System che ha perso il suo primo pallone in attacco e Henry Williams che va a spaccare la difesa con una penetrazione centrale, il rimbalzo è Freda della Team System. Gioco controllato ora di Eric Mando, contro di lui c'è ed è un'altra novità di questa partita in questo momento in marcatura Riccardo Pittis. L'altra novità è rappresentata dal fatto che seconda per la prima volta non è entrata in quintetto base, è entrato Marconato che tra le altre cose ha giocato veramente molto molto bene nelle tre partite finora disputate. E costretto a urlare Mario De Sisti, la tua voce arriva bassissima e comunque non riusciamo a risolvere questo problema. Comunque in attacco la Benetton, Riccardo Pittis, tiro corto sul ferro, il rimbalzo in attacco di Zeliko Rebraccia e poi il fallo alla difesa, giocato 1 minuto e 20 secondi in questa gara 4 della finale scudetto. Come sempre a bordo campo in questa serie finale appassionante c'è Mimmo Fusco per le interviste, lo sentiremo al primo time out. Intanto su Bonora c'è Carlton Myers, arriva l'aiuto di Dangay, crea grossi problemi nella circolazione di palla sulla linea di fondo,
e poi c'è il pallone perso dalla Benetton, la rimessa in difesa concessa dall'arbitro Zancanella alla Team System. Ed è 3-2 per la Team System dopo la bomba di Murdoch, che ha dimostrato di avere subito la mano calda. Murdoch contro Bonora, dal taglio esce dal blocco di McRae e riceve arresto e tiro nel cuore dell'area. Non è buono il canestro di Carlton Myers, gioco fermato in precedenza, giusta la decisione dell'arbitro Zancanella e rimessa in zona d'attacco per la Team System. Sta giocando con molto acume tattico la Fortitudo Team System in questo momento, fa circolare la palla al contrario di quello che aveva fatto proprio nel primo incontro qui a Treviso, dove Murdoch andava in soluzione troppo presto. Dal taglio sotto canestro batte la difesa di Williams e poi scarica per lo schiaccione di McRae. Carlton Myers, molto bene Myers, molto bene il gioco a due fra lui e McRae. Mangia fuoco, è salito lì al piano di sopra, è andato a schiacciare di prepotenza, protesta il pubblico, chiedeva un fallo alla difesa. E viva l'azione di Treviso con Marco Nato in posta alto, cerca di portare lontano da canestro Conor McRae, che è pericolosissimo da intimidatore nell'area, ma diventa meno pericoloso quando viene portato fuori. Ancora sfrutta il blocco di Marco Nato, gioca a due con Bonora, il lungo Trevigiano che realizza da sotto ancora una bellissima giocata stavolta di Treviso. Un assist preciso al millimetro per Denis Marconato, un ottimo gioco a due. Sì, spesso gioca a due con la famosa azione di chiamata pick and roll, cioè blocca e ruota canestro. Bonora ha creato lo spazio per il pallone a Marconato. Sbaglia l'arcobaleno in entrata Murdoch, il rimbalzo di Zeliko Rebracek e poi il nuovo schema offensivo chiamato da Williams, pallone sporcato da Murdoch, mani rapidissime per l'uomo che ha giocato 5 stagioni nella NBA, l'uomo di Somerville, definito Providence Man perché giocò con la squadra di Providence nel college basket, l'abbiamo ricordato più volte, lo ribadiamo ancora, Rick Pitino lo definì le mani più rapide e vedrete ancora nel corso di questa partita quante dimostrazioni offrirà le mani più rapide del college basket. Eric Murdoch, che però in playoff ha una sola esperienza con Utah da comprimario, non da protagonista, pochi minuti giocati, 11, 8 punti realizzati, poca roba, e dunque in questo playoff gioca davvero da protagonista per la prima volta. Il fallo in difesa, 6-5 il punteggio per la Benetton, che sta facendo a meno in questo avvio di partita di Glenn Secunda, l'irlandese che è stato il miglior comunitario della stagione, una grande scoperta, doppio passaporto, è nato a Camden, New Jersey, ma l'irlandese, un secondo passaporto, è stato ingaggiato come comunitario, è stata una bellissima scoperta dopo 2 anni a Syracuse e poi leader di Penn State University. In attacco arriva l'aiuto di Marconato per Mardo, che ribalta il gioco molto prontamente per Vescovi, arresto e tiro dalla grande distanza, il rimbalzo catturato da Conor McRae che poi favorisce il controllo di Murdoch, tiene viva l'azione d'attacco Murdoch per Bologna, tiro frontale facile, era un buon tiro questo, era smarcato Dan Gay, la transizione di Williams ha sporcato il suo pallone ma Pandoro Bonora riesce a tenere viva l'azione, a concludere appoggiando alla tabella, bravo Bonora, primi 2 punti per lui, 8-5 più 3 per la Benetton. Sì, la Fortitudo ha qualche difficoltà in attacco, soprattutto perché la Benetton sta giocando con i battitori liberi, tra virgolette, Rebracek e Marconato giocano molto chiusi dentro l'area per non favorire le penetrazioni di Eric Murdoch e Carlton Myers. Sale, riceve Carlton Myers, contro di lui sempre Amy Williams, Vescovi contro Pittis, cambiata la marcatura, Dan Gay, il semigancio vincente, 2 punti per il capitano della Fortitudo, ex della formazione trevigiana Dan Gay, ora anche nazionale italiano, è italiano a tutti gli effetti da questa stagione. Bonora, brutto il blocco di Rebracek, gli apre il parco per una conclusione in sottomano imprecisa, però Bonora che ha fatto la differenza comunque in maniera nettissima in gara 1, l'arresto e tiro da 3 di Myers, bomba, bomba di Myers, braccia al cielo delle centinaia di tifosi della Fortitudo che sono arrivati dalla fossa Fortitudo di Casalecchio qui a Palaverde Treviso, ma saranno migliaia e migliaia davanti ai teleschermi a Bologna. Bologna si è fermata per seguire quest'atto numero 4 della finale scudetto della Polo Cup 96-97. Eric Murdoch, tiro e ferro sulla sua strada, poi Murdoch va a cercare di portare via il pallone ai lunghi di Treviso, la transizione di Bonora
dopo il pallone recuperato in difesa e sulla sedia del cambio c'è già pronto a entrare Gray seconda. Fallo di McRae su Zeliko Rebrac. Cattiva soluzione in precedenza di Eric Marduk, che non aveva ancora i centri della Von Fortitudo a rimbalzo, ma ha preferito fermarsi e tirare da tre quando poteva benissimo penetrare, scaricare o penetrare e andare al tiro da sotto. Zeliko Rebrac a 2,11 m, già campione d'Europa con il Partizan Belgrado, si sposerà a giorni. Il ragazzo di Apatin, argento alle ultime Olimpiadi di Atlanta con la supernazionale serba jugoslava, ma già campione d'Europa anche con la nazionale jugoslava agli ultimi europei, la nazionale dei Danilovic, Djordjevic, Diver. 14:34 alla conclusione, vantaggio Bologna, 2 punti per la squadra che ha palla in attacco, si attacca da destra verso sinistra per i vostri teleschermi. Eric Marduk spalle a canestro contro Glenn seconda, McRae che intelligentemente ribalta il gioco per Vescovi, spalle a canestro per Gay che sa giocare con il giro e tiro in semigancio. Splendida questa azione di Bologna. La Torre Bologna deve giocare in questa maniera perché stanno giocando molto aggressivi sul perimetro i giocatori trevigiani, di conseguenza Bologna deve dare molti palloni sotto canestro e naturalmente sotto canestro Dan Gay fa benissimo a giocare uno contro uno. McRae, secondo fallo, qualche problema nel controllo di Glenn seconda, cambio per Riccardo Pittis e sul terreno di gioco c'è Andrea Nicolai, il migliore, sesto uomo, dunque il primo cambio della stagione e tiro sul ferro di Glenn seconda che ancora non riesce ad incidere in questa serie finale dopo essere stato importantissimo nella stagione regolare che la Benetton ha dominato chiudendola con 10 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero sulla Team System. Sì, hai ragione pienamente, Frank, è stato talmente determinante per il primo posto della Benetton, tanto quanto non è assolutamente seconda nei playoff. Come dicevo prima, c'è addirittura un 10% in meno in percentuale al tiro da parte di seconda. Rimessa in attacco per Cieco Vescovi, ha ribaltato il gioco dalla parte opposta proprio sulla linea laterale per Eric Marduk. Marduk contro Bonora, spalle a canestro, riceve, si gira McRae, aprendo il gioco per Vescovi che gioca alto, poi il gioco alto-basso per Myers e McRae va a cercare la schiacciata, prova comunque il fallo, spende un fallo la difesa trevigiana con Andrea Nicolai che vedete interviene nettamente alle spalle da Tergo su McRae, una fase iniziale molto equilibrata, 12-8, 4 punti di vantaggio per la squadra che è in lunetta con McRae, va 1-1 e va a più 5 Bologna. McRae 3 punti, 2-2, 14-8, 6 punti di vantaggio per la formazione bolognese, massimo vantaggio per la Team System che era partita malissimo in gara 1, era stata travolta fin dai primissimi minuti alla grande intensità difensiva, il segreto di questa Benetton, la grande attenzione sulle palle vaganti che ancora non si è vista in questi primi 5 minuti 6 minuti di gara 4. Ma in realtà le difese non sono così aggressive come lo erano state nelle partite precedenti, evidentemente il risultato è troppo importante, piuttosto c'è da notare come la Fortitudo abbia cambiato sistema d'attacco, sta facendo circolare molto bene la palla e trova due soluzioni fondamentali, l'una o la palla va al pivot basso che gioca uno contro uno oppure da una parte del campo viene isolato Carlton Miles per farlo giocare uno contro uno senza la presenza del pivot, il sottocanestro. Incredibile per Glenn seconda, altri due errori dalla linea dei liberi e poi l'arcobaleno corto di Marduk dopo una buona penetrazione ha sfruttato il blocco ed è entrato nell'autostrada che si è aperta di fronte a lui nel cuore dell'aria, poi il passaggio schiacciato spalle a canestro da Williams per Rebrac che non gioca due, commette infrazione di passi muovendo il primo piede, quello dell'appoggio, il piede fermo. Sì, addirittura ha fatto un piccolo saltello poco prima di partire, questo non è consentito dal regolamento, ha mosso entrambi i piedi prima di partire. Mike D'Antoni cerca, dopo aver vinto tanti scudetti da giocatore quando era l'Arsenio Lupin dei parquet italiani, di conquistare anche il suo primo scudetto da capo allenatore. Carlton Myers batte Williams, arresto, tiro, è micidiale in questa che è la sua specialità. 16-8, doppiata per il momento la Benetton, 8 punti di vantaggio e time out chiesto di corsa da Mike D'Antoni.
Ma questo in effetti, Franco, il grande cambiamento della Fortitudo in questo breve periodo che abbiamo potuto visionare. Quando Carto Maes ha la palla non ha più il pivot in posizione bassa, bensì il pivot in posizione bassa si sposta in alto creando un grande varco per la penetrazione lungo linea di fondo di Carto Maes. Mimmo Fusco. Minuti 47 secondi alla conclusione, 16-8 il vantaggio della Team System Bologna. Finora 4 su 8 per Treviso, 0 su 2 da 3, 4 su 10 complessivo, una percentuale troppo scadente per poter permettere alla Benetton di fare il gioco che ama fare, di giocare soprattutto in tranquillità in una partita così delicata che non può permettersi di perdere. Sì, ma diciamo anche Franco che la Fortitudo sta giocando molto molto bene in difesa. Carlton Miles sta opponendo fisicamente tutta la sua grande abilità fisico-tecnica in confronto di Bologna, che non ha motivo di poter penetrare. Williams altrettanto è abbastanza chiuso dalla difesa Fortitudo. Carlton Miles ha recuperato la palla di difesa, transizione, va a sfondare, sfonda nettamente su Henry Williams che aveva preso posizione in difesa, giusta ancora una volta la decisione degli arbitri che in questa volta stanno dirigendo molto bene in questo avvio di partita. Vedete che Williams prova appena appena, accenna a un movimento laterale, ma comunque Carlton Myers non riesce a rispondere al bluff di Henry Williams, gli frana contro e dunque sfondamento. 16-8, 12 minuti 18 secondi al termine. Nicolai, sporcato il tiro di Nicolai e poi la palla recuperata da Vescovi che rischia l'infrazione e poi regala la palla alla Benetton. Autentico regalo di Cecco Vescovi dopo una pregevole azione di recupero in difesa. Bonora contro Myers, una grande difesa quella di Myers contro Bonora, vedete che non trova nemmeno la possibilità di un buon tiro e poi però un gigante Dennis Marconato sotto canestro recupera sulla linea di fondo e conclude di prepotenza per il 16-10, meno 6. Bravo Marconato, 6 punti da recuperare per Treviso, palla quasi recuperata sulla linea laterale e rimessa in attacco per Bologna, dice l'arbitro La Monica che è qui a 2 metri dalla nostra postazione. C'è un nuovo time out, allora vediamo se stavolta si riesce a sentire la voce di Fusco. Franco, sono con la signora Lalla Benetton, una delle più accese tifose biancoverdi. Sì, sono una grande tifosa, però in questo momento sono un po' agitata, per cui preferirei non dir niente. A te Franco. È tremenda la tensione che si sente all'interno del Palaverde, saranno probabilmente 6.500 persone qui dentro, forse anche di più. Con un calore tra l'altro veramente insopportabile, oramai Treviso ha bisogno di una palestra molto più grande per accogliere tutti i tifosi, perché è anche una grandissima squadra. Saranno davvero 50 gradi qui dentro adesso e comunque andiamo avanti. 16-10, 11 minuti 35, arresto, tiro alzando la parabola, il suo tiro caratteristico, quello che impedisce ogni tipo di interferenza alla difesa. Eric Murdoch lo ha perfezionato nel corso degli anni, è una arma che può diventare letale, quella di Eric Murdoch. L'errore dall'angolo di Nicolai, altro uomo che non riesce a incidere in questa serie finale. No, assolutamente, direi che è proprio determinante l'assenza di Nicolai e l'assenza altresì di Secunda, sono determinanti perché erano stati altrettanto bravi questi due giocatori durante l'arco di tutto il campionato. 18-10 il punteggio, ancora 8 punti di vantaggio per la Team System che ha palla in attacco. Grande difesa dunque, per il momento la differenza è lì, l'intensità, arrivano gli aiuti puntualmente, lente invece le rotazioni in difesa della difesa trevigiana che ha consentito qualche conclusione più facile del previsto alla Team System, che invece era
stata impossibilitata a concludere in gara 1 quando non aveva mai trovato un tiro facile. Stavolta è arrivata a quota 18 chiudendo 5 su 9 da 2, 2 su 2, 2 su 3 da 3 con ottime soluzioni. Ottime soluzioni perché sta facendo circolare la palla. Murdoch si è ricordato di fare regista e non di fare solamente il realizzatore. Fa circolare bene la palla, penetra, scarico, tira. Eccolo qui, ancora a segno. Un giro in palleggio, ottimo controllo e sempre alzando la parabola. Eric Murdoch, che ha perso la mamma quando aveva appena 6 mesi. È stato cresciuto dalla signora Anna che lo ha praticamente allevato. Eric Murdoch aveva lasciato in dubbio per qualche mese tutti sulla sua intenzione, oggi è più che mai intenzionato a rimanere in Italia, possibilmente a Bologna, e intanto però c'è l'errore in attacco, poi la transizione di Williams che cerca di liberarsi dell'attenta guardia proprio di Eric Murdoch. Una grande prova anche in difesa di Murdoch oltre a quella di Carter Myers, che stanno creando problemi esagerati nella circolazione di palla alle guardie, ai portatori di palla trevigiani. Ancora dall'angolo il tiro di Nicolai, ancora un errore per Carter Myers, la transizione rapida per McRae che va a concludere in maniera spettacolare un passaggio, conclusione, canestro di Conor McRae, 22-10, devastante l'inizio di Bologna, 12 punti di vantaggio. La Benetton che bisogna assolutamente trovare il tiro da fuori per poter riemergere da questo impasse nel quale si sono trovati. Assolutamente. Sta sentendo troppo la tensione nervosa, sta sentendo il peso di questa responsabilità, l'obbligo di dover vincere per andare a gara 5, deve sbloccarsi se vuole cercare di riaprire questa partita, di riportarsi vicina alla Team System che con il vantaggio di 2-1 affronta con maggiore serenità l'impatto con questa gara 4. Al primo match ball scudetto della sua storia la Team System 22-10 conduce dopo poco meno di 11 minuti. Time out ancora chiesto dalla Benetton, 22 punti contro appena 10, Mario, 10 punti soltanto per la Benetton. Sì, ma il problema è, come tu hai fatto giustamente notare prima, c'è una forte pressione da parte, sente in maniera enorme, esagerata la Benetton la pressione, non è quella bella squadra sciolta, tranquilla, che giocava con anticipazione di palla in attacco, ma soprattutto da parte di Nicolai di seconda non ci sono differenze. La partita non la sta tanto vincendo soprattutto in difesa, quanto veramente la Benetton sta sbagliando moltissimo in attacco. Mimmo Fusco batte il fuoco in la Repubblica, non ci si aspettava un Bologna così, non sembra emozionato. No, non ci si aspettava neanche un Treviso così, che dopo 11 minuti di partita ha già dovuto fare 7 cambi. Sono molti in partite dove spesso prevale l'angoscia, e quindi questa è una squadra preoccupata, la Benetton, di perdere subito la partita in casa propria. Bologna invece amministra, infatti Bianchini non ha ancora cambiato niente. Grazie a te Franco. Grazie Pochi, grazie Fusco. Il tiro è frontale, era facile per Conor McRae, il rimbalzo di Bonola, la transizione, lo scarico per Williams, la bomba di Harry Williams. Il folletto di Indianapolis si infiamma, i cuori della marca che torna a sperare. 13-22, 3 punti di speranza dalla linea dei sogni per Harry Williams. Fallo in attacco a Tangay, un blocco irregolare per Tangay in post alto. Soprattutto un blocco effettuato in movimento, perché sia regolare il blocco deve essere effettuato soprattutto da fermo. 13-22, l'opportunità appena superata la metà del primo tempo di recuperare ancora per Treviso, che era sotto 22-10. Splendido il servizio sotto per Zeliko Rebracia, che con giro e semigancio conclude per un parziale di 5-0, 22-15, e diventa infernale il clima all'interno del palo verde. Canestro di Tangay da posizione angolata, un tiro frontale completamente smarcato, e questa è una colpa ancora di una rotazione lenta, una Tangay che non può essere lasciato di tirare libero da quella posizione, ha una buona mano, ma dall'altra parte Jericho Rebracia porta il 7-2 di parziale con un'altra conclusione da sotto. Partita che si sta riaprendo, dunque Treviso sta scogliendo la tensione dei primi 10 minuti. Sì, anche perché forse il canestro da 3 di Williams ha riportato un po' di armonia in una squadra troppo pressata psicologicamente.
in posto alto. Dan Gay gioca con Murdoch, da posizione angolata, alza la parabola e trova un altro canestro. Ancora una volta non si può lasciare un metro di spazio per un tiro da quella distanza, ed è la seconda volta consecutiva che Treviso lascia questa possibilità. C'è stata una bellissima azione di dai e vai tra Eric Murdoch e Dan Gay, e in dai e vai proprio Murdoch nel resto del tiro ha meravigliosamente effettuato. Fallo di Murdoch su Bonora, sul rimbalzo di McRae c'è stato un passaggio per la transizione, vedete, rapida sulla linea centrale. Bonora molto abilmente si è fermato sulla linea centrale, ha costretto al fallo Providence Man, l'uomo di Providence, Eric Murdoch. Eccolo qui, prima stagione nei professionisti con Utah, dove, come dicevamo, ha giocato poco, poi tre stagioni splendide a Milwaukee, quindi pochi mesi per Denver e Vancouver. E poi l'arrivo in Italia, il fallo di Marco Nato che ha spinto sulla linea di fondo Cecco Vescovi dopo l'errore al tiro di Treviso. Fallo a Marco Nato, primo fallo personale, tre falli per il capitano trevigiano Andrea Gracis, un fallo per Pittis Marco Nato, due per Nicolai, uno per Williams. Questa è la situazione di Treviso, dalla parte opposta due falli per McRae, Murdoch e Gay, un fallo per Carton Myers. Sì, ovviamente la Team System fa benissimo a cercare il reverse sotto canestro, anche perché il ragazzo sta rispondendo molto positivamente, però non riusciamo a capire come un giocatore, un grande giocatore come Harry Williams, deve solamente fare tre tiri in 14 minuti. 7 minuti alla conclusione del primo tempo, torna ad allungare il passo Bologna, più 10. L'aiuto di Murdoch, poi dall'angolo escono con una buonissima iniziativa di Riccardo Pittis, che ha letto la difesa magnificamente, bravo Pittis, 6 punti per lui. Dopo un avvio con una marcia in meno, Riccardo Pittis ha trovato il ritmo partita, meno 8 per Treviso in difesa ora, Murdoch contro Bonora, dal blocco di Gay esce, palla in mano Carton Myers, contro di lui Harry Williams, il mancino di Indianapolis, attenzione al blocco di Williams, di Gay su Williams, granitico, apre la possibilità di un tiro facile ad alta percentuale per Carton Myers che non sbaglia. Stupendo gioco a due tra Carlton Magic e Dan Gay, che ha ritornato la palla a Carlton liberandolo per il tiro. Spalle a canestro, è pericolosissimo l'uomo di Apatin, eccolo qui, due palleggi, il semigancio e stavolta il tap out di Dan Gay. La transizione da Myers, Murdoch contro Williams, trova l'appoggio e c'è fallo, dice l'arbitro La Monica, per Harry Williams che si è spostato lateralmente uscendo dal suo cilindro, quello che viene chiamato il suo cilindro, vedete. Eccolo qui, il movimento cerca l'appoggio e c'è fallo su Murdoch che aveva comunque concluso senza trovare il canestro. Cambio sì, per Vescovi. Indubbiamente il fallo veniale c'è sicuramente stato, però quando sono questi contatti è soprattutto meglio lasciar perdere. Si può anche lasciar correre dunque in questo caso, e comunque 6 minuti alla conclusione, 2 tiri liberi perché è stato raggiunto il bonus, è superato il bonus di 7 falli di squadra, raggiunto e superato quel bonus, si può andare a tirare in lunetta come sta avvenendo ad Eric Murdoch. Eccolo qui, 1-2, rimbalzo di Rebracia, poi Pittis, transizione rapida, il ribaltamento per Nicolai che non se la sente stavolta di forzare, fa benissimo dopo due errori consecutivi da quella posizione. È così che bisogna giocare, cercare di leggere la difesa. Eccolo qui, il servizio dentro nel cuore dell'area per Zeliko Rebracia, avvicinatisi a canestro, i trevigiani hanno trovato una soluzione meno pericolosa, meno rischiosa. Sì, meno rischiosa soprattutto perché in posizione alta Marco Nato si attira da Coran McRae, il quale non può aiutare sulla palla sotto che arriva Rebracia. Pilotti, il palleggio contro Marco Nato, ferma il palleggio, poi Myers contro Nicolai, il taglio sotto di Conor McRae che va a giocare sotto canestro con Dan Gay, la conclusione di Pilotti, il fallo a Marco Nato ed è secondo fallo personale anche per Dennis Marco Nato. 21-30 e potrà andare anche Pilotti in lunetta, ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori Pilotti, gran difensore, specialista in difesa ma anche buon collante per i giochi d'attacco. Lui che parte dalla panchina e Dio solo sa quanto sia importante la panchina in una serie così lunga sulla distanza delle 5 partite, equilibrata, tesa, l'errore
2 su 2 dalla linea dei liberi sbagliati per Pirotti, dunque due errori che pesano perché consentono questo possesso di palla a Treviso che può ridurre il meno 9 di svantaggio. Posto alto per Marco Nato, gioca ancora per Pittis sulla linea dei 6 e 25, poi fallo alla difesa, è entrato in campo Alessandro Frosini, un altro giocatore che in questa serie, vuoi per l'infortunio che lo ha costretto a saltare anche il derby con Bologna, non è riuscito a incidere dopo aver disputato peraltro una ottima stagione e essere diventato un punto fermo anche della nazionale di Ettore Messina. Giusta la decisione di Valerio Bianchini di dare un attimo di riposo a Dan Gay, che tra l'altro con un 3 su 4 numerosamente ha disputato un primo tempo ad altissimo livello perché ha dovuto difendere contro il più pericoloso degli avversari, cioè Rebraccia, ma è soprattutto è stato molto molto preciso nel trasformare a canestro di palloni che gli sono stati recapitati. 5 minuti al riposo, 21 per Benetton, 30 per la Team System. E allora vediamo se c'è Mimmo Fusco pronto a intervenire. Sì Franco, sono con Laurel D'Antoni che sta seguendo con passione la partita. Credo che la cosa più bella in questo mondo è assistere al finale di qualsiasi partita di pallacanestro. Grazie a te Franco. Grande l'attenzione anche per Laurel, la signora D'Antoni. Personaggio che è riuscito a farsi amare tantissimo ovunque sia andata, è una persona di grande sensibilità e umanità, Laurel, e con il piccolo Michael Junior compone il nucleo familiare di questo grande ex campione, oggi grande coach. E speriamo che un giorno Franco, anche il piccolo Michael, diventi il grande come è stato grande suo padre come giocatore. Arsenio Junior, Zelico Rebraccia. Zelico vuol dire desiderio nella sua lingua, e lui che sta per sposarsi aveva detto di non potersi fare un regalo più bello, ma deve lottare duro, deve stare ancora di più, e per il momento comunque con due errori dalla linea dei liberi e due errori da sotto, Rebraccia non è ancora in doppia cifra ma ha realizzato comunque 8 punti. Carton Myers non riesce a conquistare palla dopo il suo errore, strappato in rimbalzo dalla difesa, e in recupero la Benetton a meno 7, palla in mano in attacco, Pittis, spalle a canestro, il passaggio schiacciato a terra per Rebraccia, il giro contro Alessandro Frosini che si sposta cercando di contenere l'avvicinamento a canestro, vedete con il gomito largo sulla schiena di Rebraccia, comportamento non regolamentare, fallo in difesa a Frosini. Sì, indubbiamente la Benetton fa benissimo, come dicevamo precedentemente, ad attirare tutto il gioco d'attacco su Rebraccia, perché indubbiamente sta dimostrando di essere il più pericoloso dei giocatori trevigiani. Ma d'altro canto mi è sembrata anche una grande difesa della Benetton nell'azione precedente dell'entrata di Carlton Meyer. Intanto c'è un diverbio tra Bianchini e Zancanella, si è andato a chiedere al coach bolognese di Torre Pallavicina di Bergamo, ma oggi coach della Team System Bologna. Un comportamento più tranquillo, ma è dura in questo clima, un'autentica corrida. È come la Plaza questa de Toros, ma intanto Carlton Myers cerca di matare l'avversario e riesce in questo caso a matare il diretto antagonista, andando a realizzare, appoggiando la tabella, di nuovo più 7 dopo che Treviso si era riportata a meno 5. Treviso che è tornata comunque grazie a quel siluro di Harry Williams psicologicamente in partita, ed era lì il punto dove doveva sbloccarsi. Comunque partita apertissima, bella da seguire fino in fondo, uno spettacolo per tutti. Ribaltamento per seconda da Pitti, sbaglia l'avvicinamento a canestro, sbaglia, e poi lo schiaccione di Zelico Rebraccia. Incredibili quanto sfortunati questi errori di Glenn Segunda, che non riesce ancora a trovare il ritmo giusto, la concentrazione necessaria, la calma necessaria per poter giocare un incontro di questo tipo. Ma è altrettanto indubbio che la Fortitudo stia giocando veramente molto bene, perché sta giocando di squadra sia in attacco che in difesa. Stavolta non ha forzato la conclusione dalla distanza, Segunda è andato a concludere vicino a canestro, ma per fortuna sua e della sua squadra. Un ottimo Rebraccia, buonissimo impatto sulla partita per Zelico.
è riuscito a correggere l'errore del compagno e a riportare a meno 5, a 3 minuti e mezzo dalla conclusione del primo tempo la squadra trevigiana. Arresto, tiro sul ferro, secondo, la transizione rapida di Pittis dopo l'errore di Myers, il fallo di Pinotti su Pittis che era andato veloce come un puro sangue in contropiede a cercare la conclusione ravvicinata. Vedete Pittis fermato fallosamente da Pinotti. Valerio Becchini ha chiesto a Carlton Miles di far circolare la palla, di non forzare l'uno contro uno, soprattutto quando ci sono tre giocatori addosso a lui. Ma il problema di Carlton Miles è che, pur essendo un grandissimo giocatore, ciò che manca a Carlton è che nel momento in cui penetra e tutti lo chiudono, lo scarico della palla. Errore dalla linea dei liberi, il primo tiro libero tentato da Ricky Pittis. Quando vinse con Milano, 9 stagioni a Milano, era soprannominato Acciughino, un soprannome che lui non ha mai amato. Poi qui a Treviso nella prima stagione fu soprannominato Cavallo Pazzo da Stefano Rusconi. Oggi è soltanto Ricky, un grandissimo, 2 scudetti sfiorati, ma vuole vincere il primo da protagonista con la Benetton. Intanto il fallo in difesa Glenn Secunda. Sì, perché nel momento in cui Pilutti è penetrato a canestro, come possiamo rivedere dall'azione di replay, Secunda si è spostato e con una ancata non ha favorito il tiro di Pilutti, perciò determinando 2 tiri liberi. Intanto prende appunti Valerio Bianchini sulla linea laterale, curioso, un atteggiamento che raramente si vede. Eccolo qui Valerio Bianchini che passeggia nervosamente. Sì, credo che prenda gli appunti perché nell'intervallo del primo e del secondo tempo probabilmente avrà qualche cosa da dire in base a quello che ha scritto. Raramente vediamo il coach che passeggia sulla linea laterale scrivere su un pezzetto di carta tirato fuori dalla giacca, ma Valerio, grande personaggio del nostro mondo, del mondo del basket italiano, possiede il carisma, l'esperienza per non sorprendere più. Carlton Myers, recupero difensivo per Eric Murdoch. 2.40, 28-34, ha perso un'occasione importante Treviso per riportarsi sotto meno 4. Arresto, tiro, alzando la parabola, infrazione di passi, giusta. Ha perso il controllo del corpo nel primo movimento, muovendo il piede perno sull'arresto. Sì, indubbiamente, però c'è un problema da parte della Benetton che non riesce assolutamente a liberare Williams al tiro nonostante i blocchi che gli vengono portati. C'è Murdoch però che sta difendendo veramente come una iena. 2 occasioni dunque sprecate, una da una parte, una dall'altra, 6 punti ancora di vantaggio per chi difende. Per quanti si mettessero soltanto ora l'ascolto in visione, ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta da Treviso, gara 4 della finale di Polo Cup, campionato numero 75. Bologna recupera con Mardo che va a più 8 di nuovo, a 2 minuti esatti dalla fine del primo tempo. Bologna che conduce 2-1 in questa serie finale sulla distanza delle 5 partite, che dunque, se ci si passa il gergo tennistico, è al primo match ball, detto addirittura della sua storia. Immaginiamo quale tensione stiano vivendo non soltanto i tifosi di Treviso qui davanti ai 3 schermi in tutto il Veneto, ma anche i tifosi bolognesi che stanno seguendo nella città delle due torri questa partita con il fiato sospeso. Vogliamo ricordare anche agli appassionati delle due ruote a motore non che nell'intervallo potremo vedere le prove ufficiali per le griglie di partenza del Moto Mondiale Mugello e poi alla fine la giornata d'apertura dopo questa partita del 88° Giro d'Italia. Il rimbalzo in difesa di Conor McRae, 90 secondi al riposo, 28-36, era tornata molto vicina a Treviso aumentando l'intensità difensiva, andando a concludere in rapidità l'esecuzione, facendo circolare meglio la palla, evitando la difesa schierata di Bologna. Poi ha perso 2 buone opportunità e ora subisce sul meno 8 l'attacco di Pinotti. Stoppata la conclusione di Pinotti, poi il recupero di Dan Gay, ma prima c'era stato anche McRae, molto abile a recuperare sul primo errore. Terzo fallo personale di Andrea Nicolai, vedete? Sì, ovviamente è motivatissima la fortitudo, sta giocando veramente diversa dalle altre, tutte le altre 3 partite che in precedenza ha dovuto affrontare con i trevigiani. Sta giocando molto più di squadra, particolarmente molto più la palla, addirittura un Carlton Miles generosissimo, Carlton Miles nel rovesciamento di fronte, un Murdoch che non tira mai al primo passaggio, insomma una fortitudo veramente diversa. Pinotti 2 su 2 e di nuovo più 10 per Bologna quando manca esattamente
un minuto alla ricreazione, al riposo, un minuto da giocare, possesso di palla per Treviso, 10 punti da recuperare, gira per linea esterna la palla contro la difesa schierata, enormi problemi per Treviso, prova un tiro e trova un canestro importante, Pandoro Bonora, bravissimo Bonora, ha sfruttato adeguatamente il blocco, ha potuto tirare smarcato e ha realizzato in sospensione il Menotto. Resta il tempo per due possessi in questo finale di partita, 33 secondi a riposo, 14 per l'azione d'attacco di Bologna, poi ne resteranno ancora 15 per quella di Treviso eventualmente, ma il rimbalzo dopo l'errore di Pinutti e di Nicolai sulla linea di fondo tiene viva l'azione di Treviso dopo il recupero difensivo di Nicolai. Ultimo possesso del primo tempo, un tiro ovviamente per Treviso che può andare a meno 6, addirittura a meno 5 se prova la bomba, 12 secondi al termine, 10, giocano molto larghi, cercano spazio per una penetrazione, deve avvicinarsi a canestro, lo fa ora Bonora, arresto, tiro da posizione angolata, corto, tagliano fuori. Primo possesso della ripresa per la Team System Bologna, primo possesso sul punteggio di 38-30, giocati 10 secondi nel primo tempo, Dangay, tiro frontale, palla sul secondo ferro, rimbalzo per Treviso e uno sguardo ai quintetti in questo video di ripresa, bentornati al Palaverde di Villorba, gara 4 della finale del campionato Polo Cup, campionato 96-97, di fronte Bologna e Treviso, Bologna conduce 2-1 e conduce anche 38-30 dopo i primi 20 minuti, allora in campo Bonora, Williams, Marco Nato, Rebraccia e Pittis per Treviso, Myers, McRae, Gay, Murdoch e Vescovi in quintetto che era stato anche lo starting five, il quintetto di partenza della formazione bolognese in questa gara 4 con la sorpresa di Vescovi. Sì, entrambe le squadre hanno iniziato col medesimo quintetto, cioè Marco Nato e Rebraccia per quanto riguarda la Benetton e Vescovi nel quintetto di partenza quando ha fortuna che sinora ha sicuramente meritato il vantaggio, ma dobbiamo soprattutto notare in Williams solo 4 tiri e 3 punti marcato meravigliosamente da Mardo ma da tutta la squadra in terra della Fortitudo. Vantaggio di 12, massimo vantaggio per la formazione bolognese nel primo tempo sul 22-10, poi una bomba di Penny Williams ha in qualche modo riaperto il discorso, si era riportato a meno 4 la formazione trevigiana che ora recupera con Marco Nato e poi dal traffico sotto canestro esce palla in mano e tiene viva l'azione di Bologna, McRae che blocca per Murdoch, un minuto e mezzo di gioco, punteggio inchiodato sul finale del primo tempo, dopo la ricreazione dunque nessun punto ancora, tensione incredibile, fallo segnalato a Williams dall'arbitro La Monica di Pescara che dirige insieme a Tiziano Zancanella, stand by, Cicoria, terzo arbitro, eccolo qui l'intervento. Ma sembra comunque che Williams abbia usato il famoso hand checking. Sarebbe stato interessante rivederlo bene, ma comunque, Mardo, gioca per Vescovi, posizione alta e le mani rapide di Pittis arrivano a sporcare la traiettoria di passaggio verticale, doveva essere il passaggio in questo caso e palla persa da Bologna, buona opportunità per Treviso, gira la palla per linea esterna, il blocco di Marco Nato apre l'autostrada, Harry Williams che si infila e la percorre tutta con la marcia in più. Grave errore di McRae in difesa che non ha chiuso sulla penetrazione di Harry Williams, è arrivata nettamente in ritardo. Il mancino di Indianapolis dunque ha ingranato la quinta, in questo caso è riportato a meno 6 Treviso, ottimo 1 contro 1 di Dan Gay, ma pochi si ricordano quando Dan Gay era proprio Gay, qui a Treviso, non McRae. E dunque Dan Gay, l'ex, arriva a 8 punti, 4 su 6 dal campo per lui, spalle a canestro, Gay marca a Rebra, ci arriva l'aiuto di Myers che poi va a chiudere su Bonora, ancora un errore e il rimbalzo catturato da Dan Gay dopo il secondo errore di Treviso in attacco. Ancora 8 punti di vantaggio per la formazione di Bologna. Vescovi tiene la palla, sale, riceve Carter Myers, poi Murdoch lungo la linea dei 6 a 25, gira la palla intorno al perimetro, la formazione bolognese alza la parabola e poi dopo l'errore di Murdoch, McRae non riesce in un facile tap-in, palla tenuta viva comunque per l'azione d'attacco di Bologna da Murdoch, poi Vescovi che cambia il settore di gioco offensivo di Bologna,
viene chiuso dal raddoppio difensivo, alza la parabola, stoppato da Rebraccia, passaggio a Williams dalla parte opposta, contropiede, 2 contro 2, sporca il pallone con un rapidissimo recupero Carlton Myers, che sta diventando un giocatore incredibile. Una volta si diceva che Myers incidesse in attacco soltanto, è diventato invece anche un grandissimo in difesa. Eccolo qui, guardate con quale rapidità è andato a anticipare Pittis. Infatti l'azione precedente dove ha rubato palla rientrando da un contropiede è stata un'azione semplicemente fantastica da parte di Carlton Myers, perché in ritardo nettissimo sull'avversario riuscito a recuperare correndo il doppio. Stiamo trasmettendo in diretta da Treviso, non soltanto naturalmente per i tanti appassionati non italiani, ma anche oltre il confine per chi ci segue via satellite. Allora un saluto, e sappiamo che sono sempre di più anche dall'estero. Prova il tiro il mancino di Indianapolis dalla grande distanza, il tap-in non riesce a Marconato, poi lotta con Viartigi, McRae, grande intimidatore d'area, quando lo si lascia saltare non ce n'è per nessuno, pochi hanno l'esplosività delle gambe che ha il centro di Brooklyn. Eccolo qui, attenzione, rischia in questo controllo sul primo passo, stava per commettere l'infrazione di passi in partenza, poi dal blocco di Gay esce palla in mano, gioco alto per Carlton Myers che decide di fare da solo contro Harry Williams, tiro forzato, poi prende palla in attacco, secondo tiro, secondo errore, rimbalzo di Marconato, transizione dettata da Bonora, poi gioco controllato, anzi no, un tiro di Bonora, una forzatura questa, Rebraccia, fallo netto di Cecco Vescovi. Canestro giustamente da annullare perché il fallo è stato effettuato mentre palleggiava Rebraccia, come possiamo notare, ecco, non qui, nell'azione di tiro. È stato effettuato sul primo passo del giro, prima dello schiaccione di Zeliko Rebraccia. Vescovi in panchina a riprendere fiato, Vescovi che ha commesso in questa azione il primo fallo, e avete visto quale sia stato il contributo di questo giocatore che dopo tante stagioni a Varese, alla caccia di una stella che ancora non arriva, dopo 9 scudetti della grande Varese, è arrivato a rinforzare la Fortitudo, la F scudata, prima di Sergio Scariolo e poi di Valerio Bianchini a stagione in corso. La squadra di Giorgio Seragnoli in attacco, l'aiuto di Myers che va a chiudere con Murdoch su Williams che scarica per Marconato che arriva nel cuore dell'aria, spacca in due la difesa e schiaccia di prepotenza. 6 punti per Dennis Marconato, 34-40, 15 minuti al termine, ancora un inferno. Il palo verde, Murdoch va nel cuore, arriva il raddoppio di Pittis che poi va a chiudere su Pilutti, decide di fare uno contro uno, l'azione d'attacco, Pilutti chiude subendo un fallo speso da Ricky Pittis, il numero 7 della Benetton. Eccolo qua, vedete che si infila in questo corridoio che si è aperto in diagonale, Pilutti molto rapido sul primo passo, questa la generalità della scelta di Pilutti nella soluzione offensiva, ed ecco il primo libero che va dentro. 41-34, 5 minuti 5 secondi di gioco nella ripresa, di nuovo 7 punti di vantaggio per Bologna, restano tali, rimbalzo catturato dal capitano Dan Gay, rimbalzo lungo sul quale poco hanno potuto i lunghi di Treviso, in questo caso beffati dalla traiettoria lunga del rimbalzo. McRae in palleggio in posizione alta, esce dal blocco di Gay e riceve Carlton Myers, la finta, Beffam Williams, infrazione di passi sul primo passo, ha mosso il perno anche lui, infrazione di passi, protesta, sarebbe interessante rivedere, lo faremo magari alla prima pausa, questa infrazione di Carlton Myers, palla persa in attacco, eccola qui. Beh, ovviamente il primo passo l'ha effettuato muovendo il piede sinistro che era il proprio piede perno, cioè il primo piede che cade sul terreno. Meno di 15 minuti alla conclusione, amici sportivi. Il capitano di Treviso, Gracis, serve Rebraccia, fallo di Dan Gay su Marconato. Marconato, 22enne, che gioca da veterano, è arrivato per provare nella pallavolo, ma i dirigenti del basket lo hanno immediatamente catturato al basket nella città dello sport trevigiana. Intanto sulla sede del cambio c'è Ruggeri, anche lui è stato molto importante in gara 4. Attenzione, Pittis regala la palla con un passaggio con traiettoria sporcata dall'intervento difensivo. Sì, purtroppo il contatto creato da Pilutti gli ha fatto perdere il controllo del corpo e della palla, a questo cattivo passaggio darà la rimessa di nuovo alla Fortitudo. Max Ruggeri in campo, anche lui uomo della panchina, e in una serie come questa non possono esserci uomini dimenticati in panchina, per il momento c'è soltanto Stefano Rusconi in questa gara 5 dei
grandi personaggi del nostro campionato, che non ha messo il piede sul parquet. C'è anche Zur, ma Zur è un comunitario che ovviamente non può incidere più di tanto. Stefano Rusconi, l'uomo da 20 miliardi, è in panca. Vedremo se sarà utilizzato nel finale di partita, ma intanto attacca intorno al perimetro Bologna. Arresto, tiro, alzando la parabola, come sempre, Eric Murdoch, la sua specialità. Grande, bravissimo Eric Murdoch, che sul rovesciamento di palla dal fronte all'altro, sul lato sinistro del canestro, è riuscito a penetrare, ad arrestarsi e a tirare. Lo scarico direttamente nella secchia della spazzatura, in questo caso la palla regalata alla panchina di Bologna, palla persa che pesa, questa in attacco per la Benetton. 13:39 a riposo, Mimmo Fusco è con il presidente della Lega, Rovati. Esatto Franco, allora presidente, un movimento in crescita, palazzetti pieni e spettacolo. Sì, questo è finalmente lo spettacolo che vogliamo dare al pubblico di tutta Italia. Soprattutto la correttezza di questi ragazzi che stanno giocando lo scudetto, che stanno comportandosi benissimo. L'agonismo che ci mettono e la tecnica che questa partita e questa serie sta mostrando. Io sono personalmente molto contento, vorrei che anche il dottor Benvenuti, che è l'amministratore delegato della Nestlé, che è qua dietro di me, potesse dirci qualcosa in merito ai ritorni che la sua sponsorizzazione può aver avuto da questo importante binomio con la pallacanestro italiana. Grazie. Velocemente il dottor Benvenuti, un matrimonio che continua allora con il basket. Certo, perché è un matrimonio di piena soddisfazione. A te Franco. Grazie dunque anche al numero uno della Lega italiana, il presidente della federazione è naturalmente Gianni Petrucci. Una Italia che vive questo momento con grande partecipazione sotto canestro, in attesa di riversare le sue attenzioni sulla nazionale di Ettore Messina. E intanto però perde il pallone in attacco Bologna. 13-24, 34-43 il punteggio, 9 punti, punteggio molto molto basso, e la tensione poi si traduce in una serie infinita di errori, 46% da 2 e 1 su 9 addirittura soltanto da 3, ma attenzione perché Harry Williams, come era già successo nel primo tempo, trova il canestro del meno 6, 37-43, Harry Williams 2 su 5 da 3 con un'altra bomba, dunque potrebbe riaprire il discorso in questa ripresa. Che partita ancora una volta e che temperature. Il rimbalzo di Revlacia sull'errore di Myers, ora Bologna non deve forzare le conclusioni e Valerio Bianchini corre a chiamare un time out, deve farlo ovviamente per non perdere l'inerzia della partita. Harry Williams va a costringere al fallo la difesa bolognese. Secondo fallo di Myers. Ovviamente in questa ultima azione Carlton Mays ha sbattuto letteralmente contro il blocco, ma Conrad McRae è assolutamente in ritardo. C'è Brigitte Nielsen che è assolutamente in apnea. Scusami Frank, infatti stavo guardando tutti i tifosi qua, che è veramente una cosa incredibile. Ovviamente una bellissima partita, come hai detto tu Frank, sicuramente è ancora molto molto aperta, può cambiare ogni due secondi sicuramente. E allora grande festa del basket, questa finale tricolore, gara 4, esultano i tifosi di Treviso che vedono recuperare la loro squadra. Queste le cifre, Mimmo Fusco, hai ancora la possibilità di sentire qualcuno. Non è facile muoversi in questa bolgia, non c'è spazio nemmeno davvero per uno spillo. Oggi i biglietti erano esauriti, ma crediamo che all'interno del Pallaverde ci siano davvero quasi 7.000 persone. Uno spettacolo di folla emozionante, erano stati 9.000 a Casalecchio di Reno nelle gare 2 e 3. Oggi la Benetton batte il suo record di incasso con questa prova che per i colori trevigiani deve servire ad arrivare a gara 5. Naturalmente Bologna dalla parte opposta spera e incrocia le dita per il primo risultato della storia. Harry Williams, meno 4, un tiro libero ancora per Williams, 2 su 2 dalla linea dei liberi, 3 su 3. Il mancino di Indianapolis, uscito dalla North Carolina University of Charlotte, scelto una volta nel draft NBA ma non ha mai giocato nell'NBA, Harry Williams diceva proprio stamattina in un'intervista dalle colonne del giorno: lo scudetto di Treviso mi deve servire come lascia passare per riprovare nella NBA. Vedremo l'apertura di Ruggeri nell'angolo per Murdoch, il tiro dalla grande distanza dall'angolo di Murdoch, il pallone recuperato sfruttando il tagliafuori di Rebraccia da Denis Marconato, poi transizione di Williams che va a concludere con uno scarico per Nicolai, lo specialista, alza la parabola e segna. Bomba, che partita a questo punto,
43 pari, completamente riaperto il discorso, la soddisfazione di Andrea Nicolai, un break tremendo della Benetton che ha impattato quando mancano 12 minuti al termine della partita. Eric Murdoch va a scaricare per Conor McRae, c'è il raddoppio su McRae sulla linea di fondo, fallo, devono intendersi i due arbitri, uno segnala un fallo a Marco Nato, l'altro a Rebra, ci vedremo a chi sarà, ecco c'è un conciliabolo ora per decidere. Vedete che l'intervento è sia di Marco Nato sia di Rebra, cioè che poi si accusano entrambi del fallo. Le mosse più pericolose sono venute da Harry Williams, che nelle ultime tre azioni è stato marcato inspiegabilmente direi a Carlton Myers, tanto quanto invece nel primo tempo è stato proprio Murdoch ad annullare Harry Williams. E allora era il terzo fallo di Marco Nato e fallo che manda in un'età Conor McRae, quarta stagione in Europa per Conor McRae, che fa 2-2 e torna in vantaggio Bologna. Aveva spezzato l'inerzia della partita, cambiata completamente Treviso, impattando, dopo essere stata sotto, come detto, anche di 12 punti e ancora lungamente per questo avvio di ripresa per 10 punti. Il fallo di McRae su Rebracha. Ah, Myers. Vediamo l'intervento, vedete il palleggio chiuso, spalle a canestro e poi viene fischiato il fallo a Myers, che è andato a chiudere con il raddoppio aiutando Conor McRae. Sì, soprattutto spostandosi con l'anca e determinando l'azione del fallo. Piuttosto avrei notato sicuramente, Franco, come l'assenza di Dan Gay sia un elemento molto importante. Tanto Dan Gay ha 4 falli, ha stravolto un pochino con Ruggeri i valori del quintetto, anche se Ruggeri nella partita proprio a Bologna, la terza per intenderci, era stato bravissimo, ma indubbiamente difficilmente questi due giocatori, Ruggeri e Conor McRae, riescono a tenere Marco Nato e la forza preponderante di Rebracha sotto canestro. Ancora in parità la squadra della Città d'Acqua, fanno festa lungo le riviere e qui al Palaverde siamo in parità 45-45. 11-20, attacca Bologna, difende Treviso, in tenuta scura. Jumpers dal salto, il passaggio di Carlton Myers, poi il ribaltamento per Pinutti, in avvicinamento a canestro, l'errore, poi la transizione orchestrata da Nicolai che si gioca, gioco controllato. Si ferma Nicolai e lascia per il passaggio schiacciato Bonora in area, il tiro in attacco di Rebracha che si gira e tira e costringe al fallo la difesa bolognese. Quanti decibel ci sono a questo punto? Sì, partita caldissima, veramente la differenza credo che la possano fare alla fine gli uomini della panchina, perché quel tiro da tre per il precedente di Nicolai è stato veramente importante, al contrario allo sbaglio di Pinuzzi, purtroppo per la fortitudine è stato altrettanto deleterio. Presto dunque dovrà essere rimesso in campo Dan Gay, pur gravato di 4 falli personali, dunque a rischio, perché nel nostro campionato si esce con 5 penalità personali, ne ha 4 il capitano di Bologna ed è in panca in questo momento. Stanno subendo con l'abbassamento di esperienze e centimetri con il secondo lungo Ruggeri, i bolognesi. Conor McRae non regge il confronto da solo. Pestata la linea di fondo, ma comunque c'è stato il fallo fischiato da Zaccarella a Williams. Attenzione perché per Williams è 4º fallo personale, vedete che si sposta lateralmente, va a chiudere il tentativo di conclusione di Carlton Myers e poi precipita a terra sui tabelloni pubblicitari Kenny Williams, l'uomo che legge ogni qualvolta può la Bibbia e da la Bibbia cerca e trova la serenità per affrontare tutti i suoi impegni e che ha vissuto con grandissima intensità e grandissima gioia la nascita della primogenita Kristen proprio in questa stagione a Treviso. Arresto e tiro nel cuore dell'area di Carlton Myers, la palla sul ferro e poi beffa i bolognesi, non entra, fallo in attacco a Conor McRae, fallo a Conor McRae. Nel frattempo Gracie si è preso cura di Carlton Myers, Conor McRae ha sgomitato sotto canestro per prendere posizione, gli è stato assegnato questo fallo dall'arbitro Zaccarella. 4º fallo personale per McRae ed ecco il cambio che avevamo immaginato per Dan Gay, che torna sulle tavole di un parquet incrociato che farebbe invidia anche ai parquet della NBA, uno splendido impianto questo Palaverde, in una occasione come questa anche troppo piccolo per contenere l'esuberanza
e la passione di trevigiani e bolognesi. Realizza il più 3 Zeliko Rebracia, e il nervoso passeggio sulla linea laterale di Bianchini si esaspera. Più 4, 2 su 2 nel momento più importante. Rebracia, che ha giocato molto sotto canestro, costringendo a molti falli su di lui, e questo dice dell'impatto di questo ragazzo sulla partita. 12 tiri liberi tentati, 10 realizzati. In questi numeri buona parte della differenza per Treviso, che ha recuperato ed è tornata in vantaggio ora soltanto di 2 dopo il canestro di Murdoch, grande protagonista sulla sponda bolognese. Meno 2 dunque per Bologna, che ora difende. Il problema della Fortitudo è riuscire a ritrovare il miglior Carlton Myers, che nel primo tempo aveva veramente fatto la differenza, ma in quest'altra fase del secondo tempo è Rebracia che sta rendendo sempre più pericoloso. Giro e tiro di Rebracia, la palla è canestro, e canestro di Zeliko Rebracia quando siamo esattamente alla metà della ripresa. 10 minuti, 10 alla termine della partita, 4 punti di vantaggio per Treviso. Benetton 51, Team System 47, punteggio sempre basso. Murdoch, l'apertura per Gay, contro di lui Pittis, fallo di Riccardo Pittis alle spalle. L'intervento di Zancanella, giusta la decisione di Zancanella. Rivediamo se possibile questo fallo, eccolo qui. Sì, direi un fallo piuttosto netto da parte. Rivediamolo di ancora in questa pausa, rivediamolo ancora se possibile. Eccolo qui. Il palleggio, ancora un palleggio e poi vedete l'intervento da dietro. Esattamente, nel momento in cui interviene da dietro crea un contatto col braccio destro nell'anca di Danga, ecco, mettendo evidente fallo. Carlton Myers, arresto, tiro contro il capitano di Treviso, palla sul ferro, rimbalzo di Pittis dopo l'errore ancora. In attacco di Bologna, due uomini con 4 falli, Gay e McRae. Myers, ennesimo errore per il momento, 4 su 11 al tiro dal campo. Era il recordman di punti del nostro campionato, addirittura 87 in una sola partita, pensate, Carlton Myers. Oggi non è ancora in doppia cifra. Recupero proprio di Myers, che si sta comunque mettendo in mostra anche in difesa. Nulla da eccepire per Carlton al difensore, adesso, assolutamente. Errore di Murdoch. Rimbalzo e palla portata oltre la linea centrale da Nicolai. Chiude il palleggio per Bonora. La Fortitudo deve aiutare quando la palla è a Rebracia sotto canestro, dice che di arretrare di più con tutte le proprie esterni. Arriva l'aiuto di Ruggeri, cerca l'appoggio sul corpo di Ruggeri. Rebracia lo costringe a spendere un fallo. Per Ruggeri è il primo fallo personale. Eccolo qua. Sì, anche questo è un fallo piuttosto netto, viene evidenziato dagli arbitri. Ruggeri però nel momento in cui porta l'aiuto deve chiuderlo con il petto, è sufficiente, non è, è veramente banale questo fallo di Ruggeri. E allora ricapitoliamo per quanti si fossero messi all'ascolto in visione soltanto in questi minuti. E stiamo trasmettendo in diretta da Treviso, Pallavede di Villorba, gara 4 della finale del campionato di basket numero 75, Polo Cup, fra la Benetton Treviso e la Team System Bologna. Team System che conduce 2-1 nella serie, occorre vincerne però 3, ne ha 2 di seguito eventualmente in casa Treviso, che è stata prima della stagione regolare. Treviso che è stata sotto anche di 12 in questa partita, ora è avanti di 5 ed è il massimo vantaggio con i tiri liberi di Zeliko Rebracia, che è arrivato a 11 su 14, ed è il top scorer e il migliore in campo sicuramente di questa partita fino a questo momento. Ruggeri, avvicinamento a canestro, tiro e conclusione corta, poi rimbalzo in attacco, non viene concesso il secondo tiro ma c'è fallo comunque alla difesa, fallo a Gracis, ed è quarto fallo anche per Gracis, come 4 ne ha Aaron Williams, che è in panca seduto a riprendere fiato prima della volata finale. Se Bologna vince è campione d'Italia, se Treviso vince si va alla quinta e decisiva sfida ancora qui al Pallaverde domani sera. Ovviamente c'è un certo grosso vantaggio da parte della Benetton, che ha tutti i propri centri non ancora gravati di falli, tanto quanto invece proprio la Fortitudo ha Danghe con 4 falli e Conrad McRae in panchina attualmente con 4 falli. Quinto fallo di Gracis che senza aver messo punti al referto chiude la sua prestazione odierna in gara 4 di questa finale con 5 falli. Ha fatto un gran lavoro difensivo, ha speso 5 falli
molto importanti, soprattutto nella fase del recupero, dando fiato a Williams. Soprattutto ha costretto a false parabole Carlton Myers per 4-5 minuti. Carlton non è stato in grado di fare alcun punto, quindi bravissimo Gracis. Falli spesi bene dal capitano. 3 punti di vantaggio soltanto per la Benetton. Mette dentro anche il secondo Carlton Myers, che ora ha superato a doppia cifra 12 punti per lui. Molto preciso dalla linea dei liberi, 3 su 3. 8 minuti 5 secondi al termine, 52-50, 2 punti soltanto per chi attacca. Tiro frontale, canestro di Rebraccia. Grande movimento di Rebraccia, finta il palleggio verso la linea centrale dell'area, poi giro dorsale e tiro all'indietro, difficilmente marcabile. Myers, bomba dalla linea dei sogni, e c'è il meno 1 siglato da Myers dopo il più 4 di Rebraccia. Torna a scaldare la mano anche Carlton Myers, 2 su 3 dalla linea dei 6 metri e 25, quella che regala un punto in più. Immaginiamo la tensione anche a casa, una partita che ci regala il secondo testa a testa appassionante di questa serie, punto a punto. Nicolai da 3, non va, il rimbalzo di Vescovi, ha lavorato molto bene Ruggeri in taglia fuori su Marco Nato, doveva dei centimetri, ha preso posizione ed è quello il segreto, e ha impedito il rimbalzo in attacco all'avversario. Il segreto deve essere visto ancora di più a monte del problema, perché nel momento in cui la palla è arrivata a Rebraccia, tutta la squadra ha difeso su di lui, tutti i giocatori sono arretrati per poi riesplodere fuori sui propri avversari. Non riesce invece il taglia fuori alla Benetton, e il rimbalzo in attacco di Bologna regala alla Team System un nuovo possesso per la palla del possibile sorpasso. Palla a canestro, Carlton Myers contro Pettis, si gira, vediamo se prova l'uno contro uno, vediamo, prova a tirare dalla distanza, non trova il canestro, rimbalzo conteso da un nuvolo di braccia e poi la palla toccata, attenzione, Blasiva quasi a frenare sui tabelloni pubblicitari nel tentativo di recuperare questa palla sulla linea laterale, non riesce, resta un punto di vantaggio per la Benetton, 54-53, 6 minuti e 31 secondi, grazie Luciano Veschi, che ci fa rivedere questo tentativo di recupero di Blasi, che poi torna in panca con Ruggeri, e sul parquet torna di nuovo quello che è stato il quintetto di partenza di primo tempo e secondo tempo della Team System Bologna, ovvero Gay e McRae sotto, Matt Myers, Murdoch e Vescovi. È rimasto in panchina Rebraccia, probabilmente per dargli almeno qualche minuto di fiato per poterlo far rifiatare davvero freschissimo nel finale, che sarà molto importante visto che sta giocando punto a punto. Sporcata la palla da Gay, ultimo a toccare Marco Nato, dice l'arbitro Zancanella, che era posizionato lì a un metro sulla linea di fondo, dunque rimessa concessa in difesa a Bologna. Sarebbe stato interessante anche rivedere poi questa palla, teniamola magari da parte alla prima pausa, cercheremo di rivederla se c'è questa opportunità. E intanto Carlton Myers servito sul settore sinistro dell'attacco bolognese, prova un tiro da due e c'è time out, canestro del sorpasso di Bologna, 5-4, 5-5, Bologna torna avanti di uno. L'assenza di Rebraccia sul campo, punto di riferimento grandissimo per la Benetton, ma soprattutto la difesa di Williams, che ha 4 falli, non può giocare aggressivo su Carlton Myers, potrebbero alla fine fare la differenza. Allora vediamo se è possibile rivedere quella palla di prima, poi sentiremo Mimmo Fusco. Io sono qui accanto a Mike D'Antoni, ascoltiamo. Un breve ma intenso incitamento di Mike D'Antoni ai propri giocatori, soprattutto per tranquillizzarli in questo finale che si prospetta sicuramente al calore bianco, anche se in questo momento ha fatto rientrare Rebraccia. Punto a punto, lo spettacolo viene anche dall'equilibrio, lo sappiamo bene, e questa partita ancora una volta lo sta concedendo, come era scritto nelle previsioni della vigilia di questa serie finale fra la prima e la seconda della stagione regolare. Fallo in difesa a Myers, quarto fallo di Myers. Williams mette il primo, parità 5-5, 5-5, punteggio bassissimo, 5-5, 5-6, torna avanti Treviso, questo è Valerio Bianchini, il coach di Bologna.
5 minuti 40 secondi. Un punto di vantaggio per chi difende. Carlton Myers contro Harry Williams. Taglio sotto McRae che cerca di prendere posizione ma non riesce a evitare il tagliafuori di Rebraccia che si trova la palla fra le braccia. E serve Williams. Va a concludere Williams. 5-8, 5-5. Harry Williams è tornato il trascinatore. In questa fase, la fase decisiva della partita, Harry Williams fa la differenza. Dopo che in precedenza l'aveva fatta Zeliko Rebraccia. Con le sue conclusioni, da sotto, i suoi rimbalzi, i suoi tiri liberi, la sua freddezza. Carlton deve cercare di battere uno contro uno, tirando evidentemente contro Williams, perché Williams ha quattro falli e non può assolutamente difendere. Siluro di Myers e parità. Siluro di Myers dalla linea dei 6,25 metri. Tre punti, parità. 5-8, 5-8. Tira da tre Williams, è una forzatura questa di Williams. Non c'era questo tiro, anche se si era smarcato Williams, si poteva girare ancora la palla, si poteva cercare sulla situazione di parità un tiro ad alta percentuale. Sì, però indubbiamente Eric Murdoch, che era in ritardo sul gioco a due tra Harry Williams e bravo Marco Williams Nato. Si fa perdonare l'errore precedente e sulla palla a terra va a costringere la palla persa a Bologna. Vedete che sporca il pallone nelle mani di un Myers che poi si tuffa letteralmente. Ci ha ricordato tempi d'oro di Biasi e Cagnotto. Myers si è tuffato in avanti e però ma Williams ha ricordato, ha avuto successo l'intervento di Williams in anticipo. Era la specialità proprio di Mike D'Antoni, l'allenatore di Harry Williams. Nel momento in cui effettuava il primo palleggio, calcolava il tempo esatto di battuta sul terreno della palla Mike e rubava la palla, per quello che l'hanno sempre chiamato Orsenio Lupin. E allora vediamo, mentre si vivono questi attimi di attesa, Primo Fusco, dove sei? Sono accanto a Mike D'Antoni, ma proprio adesso ha finito di dare il suo schema e rientrano tutti sulle banchine. A te Franco, puoi portarti magari nei pressi della tribuna stampa. Quattro e venti al termine della partita, parità, 58 pari. Quattro minuti, otto secondi al termine, 58 a 58. Harry Williams, pregevole questo controllo di palla, poi il passaggio consegnato di Marco Nato che blocca per il giocatore di Indianapolis. Giocano larghi ora, cercano lo spazio di una penetrazione. Ma tira da tre, tira dai 6,25, Pettis ancora, forse era con i piedi sulla linea. Murdoch dalla parte opposta, accelera la conclusione anche lui, si poggia sui tabelloni pubblicitari. Valerio Bianchini, disperato per questo errore che si poteva evitare da una parte e dall'altra. Dunque un regalo di qua, un regalo di là. Sì, ma Marto che a 1 su 6 dal tiro pesante aveva tutte le possibilità per poter penetrare e tirare da sotto, che è la sua grande specialità. Non riesco a capire proprio perché si sia fermato per tirare da 3. 58 pari, 3 minuti e 20 al termine. Il blocco di Marco Nato apre l'autostrada a Harry Williams, direttissimo a canestro. Harry Williams dalla parte opposta, la transizione rapida, un fast break viene intercettato con un fallo, e no, è soltanto un'interferenza, non c'è fallo in attacco ma soltanto una rimessa in zona d'attacco. Per vedete l'intervento di Myers che non riesce a trovare il pareggio, poi infrazione di passi di Marco Nato, ricezione infelice di Marco Nato. Giusta la decisione, perché nel momento in cui ha ricevuto il pallone ha fatto un piccolo saltello in avanti, creando questa condizione. Eccolo. Prende la palla, fa un saltello in avanti prima di appoggiarla e di conseguenza infrazione di passi. Due punti di vantaggio per chi difende, 60-58, ma Eric Murdoch ha la palla del pareggio. C'è Covestoli, ancora Murdoch. Fallo alla difesa sul tentativo di anticipo. Provavano ad andare in contropiede rubando il tempo sul passaggio. I trevigiani, vedete che arriva l'aiuto e Bonora commette fallo su Murdoch. Si è creato un'evidentazione di contatto con il braccio sinistro contro il braccio sinistro di Eric Murdoch che stava penetrando, l'infrazione c'era. 16 punti Murdoch, 1 su 2 dai liberi, mette il primo, meno 1, 60-59, la palla del pareggio.
parità 60 Treviso, 60 Bologna. Due primi, 37 secondi alla conclusione di questa gara 4. Se vince Treviso si va a gara 5, se vince Bologna è campione d'Italia. Si gioca per lo scudetto, amici sportivi. Arriva l'aiuto di Myers, un gigante in difesa. Rebraccia apre per Borora, che gioca alto contro Carter Myers. Gay tiene Marconato, scontro da scintille. Marconato, nessuna paura. Borora sfrutta il blocco del compagno e va a concludere non prendendo nemmeno il ferro. Le braccia di McRae artigliano il pallone, lo strappano via. E sulla sedia del cambio per Treviso c'è pronto Nicolai. Murdoch contro Borora. Mezza e mezza la difesa di Borora, ottima su Murdoch, ormai una garanzia anche in difesa. Davide Borora prova questa conclusione. Grande rimbalzo di Tanguay. Stupendo da parte di Tanguay oggi. 60 pari e sul 60 pari a 100 secondi, 100 dalla conclusione, un rimbalzo del genere. Chissà quanto può valere. Myers contro Williams. Carlton Myers, Cecco Vescovi. Murdoch, corto il tiro. Palla per Bonora, rimbalzo e c'è il rischio di overtime, amici. C'è il rischio di overtime. Proprio non va il tiro da fuori di Eric Murdoch, ma Cecco Vescovi, che era stato altrettanto coraggioso, che era stato molto coraggioso nella partita a Bologna. Ha infortunato Bonora e ci auguriamo non sia nulla di grave. Eccolo qui. È un problema per Davide Bonora, che viene assistito dal dottor Motta, vedete, il playmaker della nazionale. Davide Bonora in panca. 70 secondi al termine, possesso Treviso. Nicolai, spalle canestro, passaggio schiacciato molto arrischiato per Rebraccia, poi l'apertura di Myers per Williams, sfondamento di Williams su Murdoch. Fallo di sfondamento, rivediamo questa azione. Dunque, errore di Carlton Myers sul passaggio, movimento che conosce benissimo Mardo, perché sa che va via a sinistra sempre, essendo mancino. Non è riuscito a leggere l'atteggiamento difensivo dell'avversario. Esatto, sarebbe bastato per Ellen Williams cambiare di mano e portare la palla sulla mano destra, dove poteva battere facilmente Mardo, il quale intelligentemente si è spostato tutto a sinistra e, opponendo il petto, ha creato l'azione di sfondamento da parte di Henry Williams. Signore e signori, che emozione. C'è Brighetti Nielsen con la sua espressione. Scusami, ma ragione, Fraga, non sono, che ricorderemo, non ha l'espressione tanto bella, però sono veramente emozionato di questa partita incredibile. 50 bellissima. Secondi, amici sportivi, 50 secondi, si decide in volata lo scudetto 96-97, Polo Cup da batticuore, la conclusione. Possesso per Bologna, che può portarsi in vantaggio. Tiro corto di Myers, recupero di Carlton Myers, controllo di Carlton Myers. 33 secondi, 26 per l'azione di Bologna. Non può arrivare fino in fondo, non può arrivare fino in fondo. Ne mancano 20 per l'azione di Bologna, 23 ora per quella del cronometro complessivo della partita. Uno spazio per Carlton Myers, l'attacco si chiama 1-4. Allora isolato Carlton Myers contro Nicolai, scarica per Murdoch, prova il tiro pesante, viene sporcato, il rimbalzo conteso, attenzione il tiro sul suolo della sirena, quasi due secondi, è finita, si va al tempo supplementare, 60 pari, 60 pari, si va al tempo supplementare. Sì, azione splendida da parte della... della fortitudo di Bologna, ma come già era successo a Bologna proprio nell'ultimo incontro, la terza partita, troppi rimbalzi sta concedendo la Benetton sui tiri degli avversari. Mimmo Fusco, e rivediamo intanto le immagini, grazie Luciano Veschi, rivediamo queste immagini incredibili del finale. Quante opportunità, c'era lo scudetto in questi tiri, c'era lo scudetto. Intanto Bonora si rifocilla in panchina con qualche problema ancora e Mimmo Fusco, vediamo di sapere che cosa ha avuto Davide Bonora dalla parte opposta, grazie Fusco. Questi punteggi personali, due uomini in doppia cifra per entrambe le squadre, 23 Rebraccia, cioè 17 Williams, 20 Myers, 18 Murdoch. Brigitte Nielsen, questo è il basket, eh? Questo è il basket
tra il basket più meglio che uno può avere, perché penso non che è quelli che l'italiano. Il migliore Franco. Che si può vedere e avere, però devo dire tutti i tifosi che poi seguono da casa, veramente un finale meglio così, ma vale, sono veramente bello. Possiamo dire allora che il basket ti ha divertito in questo caso, in questo campionato, come la tua Inter. Esattamente, bravo Frank, grandissima partita, stupenda. Kit Nielsen, la madrina del campionato di questa Polo Cup. Allora sentiamo Milo Fusco se c'è qualche notizia della panchina Treviso su Bonora. Sì Franco, sono con il dottor Motta. Allora Bonora, le condizioni di Bonora. Bonora è stato colpito da crampi muscolari al polpaccio destro. Ecco, adesso abbiamo fatto un massaggio con ghiaccio, un altro dall'olimpico, dovrebbe farcela. Ok Franco, a te. Crampi come era già venuto nel finale di gara 3 a Bologna per Franco, come era già venuto in gara 3, Bonora. Giustamente come hai detto, ma 3 tiri negli ultimi 10 secondi e la Benetton ha concesso addirittura 2 di Carlton Miles, 1 di Eric Murdoch. La Benetton non riesce in quei frangenti a tagliare fuori tutti gli avversari, evidentemente. Allora, mantenendo la metafora che avevamo usato all'inizio partita, c'è stata un po' di turbolenza, mantenete dunque le cinture allacciate perché si continua a volare ad alta quota. Non ci sono nubi minacciose, ma c'è un supplementare, un overtime, come si dice in inglese, da vivere intensamente tutti insieme in questo testa a testa fra Treviso e Bologna. Primo pallone del supplementare, 5 minuti, 5 di gioco effettivo. Se si chiude ancora pari si va avanti all'infinito. 5 minuti di gioco ancora effettivo per decidere la squadra campione d'Italia. Nicolai bomba in apertura del supplementare, è psicologicamente sicuramente importante questo canestro di Nicolai che si sblocca. Anche perché avrete notato tutti l'assenza di Henry Williams. Antonio ha fatto una scelta molto coraggiosa ma altrettanto pericolosa tenendosi per il finale. Ricordiamo che Williams ha 4 palle. Vescovi gira per linea esterna, la palla Bologna, spalle a canestro il capitano di Bologna, Dangay, un bel passaggio schiacciato per McRae, stoppato McRae, poi l'apertura per Vescovi, prova il tiro da 3, non va. Gay anticipato dal taglia fuori, chiuso da Bonora e Rebraccia che aveva preso posizione granitica sotto il suo canestro, 3 punti di vantaggio, palla in mano per Treviso. E una grossa opportunità questa, una grossa opportunità per la formazione trevigiana. Nicolai, lo scarico sotto per Rebraccia che non se la sente di concludere, poi si gira, tira e realizza, più 5. È il massimo vantaggio che torna al primo minuto e 15 secondi del tempo supplementare per la Benetton. 65 Benetton, 60 Team System Bologna. Vantaggio scacciato per McRae, spalle a canestro contro Denis Marconeto. Vediamo se va a concludere, uno contro uno. Giro, tiro, nel cuore dell'area, canestro di Conor McRae, il centro di Brooklyn. Bene fare il giocatore della Benetton a appoggiare il gioco su Rebraccia, ma anche su Marconato, indubbiamente, perché sia Dangay che Konamek, ricordiamo, hanno 4 palle a carico. E dal lungo che è nato nei playground del Bronx, un canestro che tiene viva la partita di Bologna, meno 3 soltanto e 3 minuti anche al termine di questo supplementare. Ancora Nicolai che pensa di aver scaldato la mano, ma sul rimbalzo lungo concede un nuovo possesso di palla, tiene viva l'azione di Treviso ed è un recupero di platino questo di Andrea Herr Nicolai per Treviso. 3 minuti scarsi al termine, 2.50 per la precisione, 6-5-6-2. Bonora sfrutta il blocco di Marconato, va in avvicinamento a concludere con parabola alzata, canestro. Un preziosismo di Bonora che continua ad accusare crampi e deve andare in panchina. C'è time out, vediamo se si deciderà di farlo rimanere in campo. Vedete che prova ad allungare i muscoli delle gambe, afflitto da crampi, a 2.43, time out. Amici sportivi, quante emozioni raccolte in un pomeriggio di grande pallacanestro. Una bella panoramica anche sul pubblico mentre ci viene mostrata la gamba di Bonora che si sottopone ai massaggi. Veramente eccezionale Bonora che si è sostituito a Williams, peraltro già uscito con 5 palli, sta tenendo benissimo la squadra in mano nonostante i crampi l'abbiano colpito. Veramente un giocatore da squadra nazionale. Abbiamo visto Josef Blažić, è stato addirittura il massaggiatore personale di Tito. Josef Blažić, un maestro, un mago, ha cercato di rimettere in sesto Davide Bonora per questo finale da mal di cuore. 2.40, 6.7, 6.2 nel tempo supplementare. Murdoch, Pinutti, Myers, Gay,
in campo per Bologna con il tiro pesante di Myers, rimbalzo lungo catturato proprio da Bonora che gioca con Rebrac, Marconato, Pittis e Nicolai in questo finale del tempo supplementare. 6-7, 6-2, 2-14 al termine del supplementare. Si gioca un solo supplementare, se ne gioca un altro soltanto se termina ancora pari, dunque occhio, 2 minuti esatti al termine. Bonora in avvicinamento a canestro, lo scarico per Rebra, c'è il fallo di Tanguay ed è quinto fallo del capitano Tanguay, quinto fallo di Tanguay. Stupenda azione ancora una volta di Bonora che ha, mancando 3 secondi alla fine del tempo, dei 30 regolamentari. Sì, è il quinto fallo per McRae. Stavo dicendo che Bonora è penetrato e solo aiuto di Conrad McRae ha scaricato la palla su Rebraccia. Zeliko Rebraccia in lunetta, mette il primo. Massimo vantaggio per la Benetton. Proprio nel supplementare, 6 punti. 6 punti è il massimo vantaggio Benetton. 6-8, 6-2, alla palla del massimo, nuovo massimo vantaggio, lo raggiunge la Benetton. 6-9, 6-2. Devono assolutamente tirare da 3, assolutamente tirare da 3 per poter rientrare in partita. Lo fanno ma forzano con Eric Murdoch, palla sul ferro, transizione, gioco controllato, ora giocheranno ai 30 secondi ovviamente. I trevigiani, 100 secondi, 100 al termine del tempo supplementare, 6-9 Benetton, 6-2 Bologna, Team System, e si alzano tutti in piedi i trivirosi trevigiani. Passaggio verticale meraviglioso di Bonora per Pittis che non riesce a convertirlo in canestro, era un passaggio strepitoso questo. Pilutti dalla posizione dei 3 punti, una bomba di Pilutti. Non è finita, amici, restate all'ascolto. 80 secondi scarsi, Pilutti infila un siluro che può riaprire la partita. Grave ritardo di Nicolai sull'ultimo tiro di Pilutti. Probabilmente pensava che Pilutti non avrebbe segnato, d'altronde questo è un momento importantissimo per la Fortitudo perché non sta facendo canestro assolutamente da fuori. Murdoch, ricordiamolo, 1 su 9. Molti, moltissimi errori da 3 punti per entrambe, 5 su 20 per Bologna, 4 su 14 per Treviso. 72 secondi dopo il fallo che ha mandato in lunetta, fallo commesso dalla parte opposta su Davide Bonora. 2 liberi che riportano a più 6 subito, ma regalano un altro possesso di palla a Bologna, però immediatamente, attenzione, deve provare la conclusione pesante Bologna, lo fa con Myers. È fuori posizione, assolutamente fuori posizione, lotta a rimbalzo, esce palla in mano Zeliko Rebraccia. Fallo a bloccare il cronometro anche di Pilutti, che blocca il cronometro quando mancano 56 secondi e 4 decimi. Grande rimbalzo di Rebraccia che nonostante fosse accerchiato da Dangay e da Ruggeri è riuscito lo stesso a conquistare questo pallone importantissimo. E intanto noi vogliamo dire che al termine di questa partita, dopo un flash, se sarà possibile, daremo immediatamente la linea allo studio di Roma dove sta coordinando questa emozionante trasmissione di Rai 3 Manfredi Renda per le notizie, le immagini sulla prima giornata del Giro d'Italia di ciclismo, un altro grande evento in questo pomeriggio. Grande sport a tutti i livelli sugli schermi Rai. Finale di basket che dunque vive l'ultimo minuto del supplementare in gara 4 con Bologna che ha sprecato nel finale dei tempi regolamentari l'occasione di chiudere il conto e cucirsi lo scudetto per la prima volta, ma intanto Treviso conquista un altro pallone in difesa, va in transizione a subire fallo, a segnare, è il canestro della vittoria per Nicolai. 73-65, e a questo punto nemmeno un miracolo in questa partita può più salvare la formazione bolognese. Arriva un oggetto che con grande prontezza di riflessi Valerio Bianchini riesce a evitare con una manata, sarebbe bene comunque evitare. Continuano a piovere degli oggetti sulla panchina bolognese, si accende anche qualche fumogeno ai bordi del campo. Questa è la curva dei tifosi biancoverdi, tutti in piedi, una prolungata ovazione in piedi, una standing ovation, servito Tanguay che viene lasciato libero di concludere senza andare a commettere falli, ovviamente per non regalare giochi da 3 punti alla formazione bolognese.
massimo vantaggio raggiunto proprio negli ultimi tre minuti del supplementare dalla formazione di Treviso, ha sciolto letteralmente Bologna nel supplementare con la bomba di Nicolai, che ha segnato lo spartiacque di questa partita alla prima azione del tempo supplementare. Con la bomba di Nicolai, con una splendida regia di Bonora, che ha sempre e comunque cercato di riallacciare i rapporti della squadra. Va anche la bomba di Rebraccia, proprio al suono della sirena. 79-67 il massimo vantaggio di Treviso, 79-67 una battuta da Mimmo Fusco. E allora c'è Andrea Gracis, il capitano. 2-2 e si va alla bella di domani. Sì, abbiamo lottato col cuore, allora, da questo grande pubblico. Domani che si abbiamo fa? Si vince. Un anno per domani una partita difficilissima come questa. E domani possiamo giocarci con lo scudetto come volevamo. Benissimo, grazie ad Andrea Gracis. Abbiamo sentito anche la voce di Mimmo Fusco, che c'era, che aveva avuto qualche problema in precedenza. E dunque 79-67 da Franco Lauro e dalla regista Luciana Veschi, grazie anche a Mario Lesisti e a Brigitte Nielsen. Appuntamento a domani su Rai 2 per un grande pomeriggio di basket. Ancora la palla verde, si deciderà lo scudetto, la Polo Cup, campionato numero